Buongiorno a tutti presenti, a chi ci sta seguendo in diretta. Siamo in diretta da Villa Croce, Museo di Arte Contemporanea di Genova, dove abbiamo l'opportunità oggi di presentare una mostra che apre, la prima mostra di nuova produzione che apre a Genova dopo il lockdown, come l'anno scorso con Sirotti, inauguriamo questa stagione. Diamo la parola all'assessore alla cultura del Comune di Genova, Barbara Grosso. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui e grazie anche a tutti coloro che sono collegati da remoto. Sarebbe stato bello vedersi tutti insieme, ma purtroppo a causa delle restrizioni che ci sono ancora oggi, abbiamo deciso comunque di fare in questo modo e di allargare anche attraverso la diretta streaming a tutti coloro che oggi vogliono essere qui a partecipare all'inaugurazione di questa mostra. È una mostra importante, Genova riapre le sue porte, l'ha fatto attraverso la cultura, l'ha fatto nei giorni scorsi con l'apertura dei musei e oggi inauguriamo la prima grande mostra, una mostra di grande livello internazionale che mi piace pensarla come una mostra che in qualche modo porti e faccia rete in quello che è la cura che la cultura comunque sa dare. La cultura è sicuramente curativa, l'arte è curativa, l'abbiamo visto nei mesi passati, anzi nell'anno passato, perché ormai è già passato un anno, attraverso il quale l'arte appunto e la cultura ci hanno potuto creare dei ponti di connessione tra le persone che non hanno smesso, anche se da lontano, a stare insieme, a vivere le emozioni che appunto tutti i contenitori culturali ci sanno dare. Questa mostra è una mostra importante, lo è sicuramente perché riporta il Museo di Villa Croce su un palcoscenico internazionale dove sicuramente merita di esserci, ma lo è anche perché riesce a creare un binomio tra il particolare, che sono le opere di Villa Croce, che in qualche modo dialogano e vengono in qualche modo riviste e anche viste con degli occhi diversi, con le opere di Rajlić. Ma anche dall'internazionale anche verso il particolare. Quindi siamo molto contenti di essere qui oggi. Io volevo ringraziare veramente di cuore tutti gli organizzatori, i curatori della mostra, che so che hanno lavorato con grande passione, tutti gli sponsor e tutti coloro che si sono adoperati per l'allestimento. E poi un grazie particolare a Francesca Serrati, che è la vera padrona di casa di questo museo, e lascio la parola direi proprio a lei. Intervengo un attimo per introdurre questa mostra all'interno di un programma che, come advisor di arte e patrimonio culturale del Comune di Genova, ho seguito dall'anno scorso per il prossimo triennio, quindi all'interno del piano strategico, ovviamente insieme a Francesca Serrati. Abbiamo lavorato a un programma che avete, i giornalisti hanno in cartella stampa, non ci dilunghiamo nel raccontarlo, ma è importante che condividiamo i criteri che hanno guidato questa programmazione. I criteri sono, e questa mostra lo dimostra, scusate il pasticcio, sono quelli di una grande apertura e di una grande alternanza. Oggi noi lavoriamo per questa mostra con una galleria ABC Arte, Arte Contemporanea di Genova, che è il main partner e il main sponsor, perché di fatto ci ha aiutato a rendere possibile. Abbiamo costruito insieme come museo con una galleria del territorio e questo è un punto fermo. Altro punto fermo è l'alternanza dei nostri partner. Quindi voi vedrete dal programma che ogni stagione avrà partner diversi in questo concetto di alternanza e di rotazione, che è fondamentale a tutti i livelli. È fondamentale quindi anche la rotazione dei curatori. Abbiamo curatori molto affermati e molto importanti, noti a livello internazionale, ed è il caso della mostra che apriamo oggi, che vede protagonisti nella curatela Flaminio Gualdoni, che tutti conoscete, e Cesare Biasini Selvaggi, che tutti conoscete. Sono due nomi importanti per il quale Genova è onorata ovviamente di avere questa occasione. E poi invece nel programma vedete giovani curatori emergenti, perché questo deve fare un museo di arte contemporanea: dare opportunità al territorio, dare opportunità ai giovani addetti ai lavori, che devono ovviamente affermarsi. È un progetto che vede l'alternanza anche sui temi. Ci sono temi più pop, diciamo più facili, più mainstream,
ci sono temi più di ricerca. Oggi cominciamo con una mostra che abbina le due componenti, perché Thomas Raelich è un artista di grande fama internazionale per gli addetti ai lavori, meno per il grande pubblico, ma nella sua scelta di opere, capolavori del Museo di Villa Croce e anche di alcuni artisti che ha fortemente voluto in dialogo con le sue opere, abbiamo degli artisti noti a tutti. Abbiamo uno strepitoso Taglio Rosso di Fontana, abbiamo Piero Manzoni, Paolo Scheggi, nomi molto noti anche a chi segue per esempio il mercato dell'arte contemporanea oggi, e quindi diciamo più un pubblico diverso e più allargato. Dal punto di vista dei temi, nella programmazione che va avanti da adesso fino al 2023, vedrete che ci sono artisti storicizzati, addirittura artisti che non ci sono più. È stato il caso di Raimondo Sirotti l'anno scorso, col quale abbiamo aperto il piano di rilancio di Villa Croce, e sarà il caso di Giannetto Fieschi, che è la prossima mostra, la prossima grande mostra, perché vogliamo ovviamente da artista ligure onorare il centenario. Ma ci sono anche degli artisti viventi, giovani, emergenti, che cercano di essere ovviamente affermati e che un museo di arte contemporanea ha il dovere di far conoscere. Presenteremo quello che è stato nominato Talento di Genova per l'arte l'anno scorso da parte del Comune di Genova, che ha quindi il dovere, si è impegnato di dare visibilità, che è Federico Romero Baite. Lascio la parola a questo punto per entrare nel vivo di questa mostra che apriamo oggi a Francesca Serrati, che è il direttore del Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce, e non è solo ovviamente la padrona di casa, come giustamente ha detto l'assessore, è anche l'interlocutrice diretta con questo artista, in questo caso particolare, perché Thomas Raelich, come ci racconteranno i curatori e Francesca Serrati stessa, ha voluto fortemente la sua mostra qui al Museo di Villa Croce di Genova. Grazie, grazie a tutti voi, grazie anche a chi ha parlato prima di me, e sono molto felice di, soprattutto che stamattina ci sia un bel sole, perché la settimana scorsa non era così sicuro. E seconda cosa, di riaprire finalmente il museo, e speriamo di poterlo tenere aperto in progressione in tutti questi mesi che seguiranno. Vi ricordo che la mostra chiuderà il 22 di agosto, e soprattutto di avere come ospite, di aver avuto e di avere come ospite in questo momento, non fisicamente ma con le sue opere, questo grande artista che, come ha ricordato Anna, ha voluto questa mostra. È stata una mostra che lui ha proposto e che ha pensato dopo aver visitato le nostre collezioni. Le nostre, che sono le nostre allargate, perché sono le collezioni dei musei, quindi sono le collezioni di tutti noi. E credo che il fatto che il suo interesse nei confronti di queste collezioni, interesse di un artista internazionale, quindi di un grande livello, nei confronti delle nostre collezioni, dimostri, se ce ne fosse ancora bisogno, che non si tratta di opere di risulta, di opere messe insieme perché era necessario che un museo di arte contemporanea avesse comunque anche una collezione, ma che si sta parlando di altissima qualità. E non solo, io ho ricordo adesso, mi scuso con quelli che l'hanno già sentito, ma che il commento di Raelich riferito a queste opere è stato quello che vedeva una collezione non banale, e mi ha paragonato la collezione dei Villa Croce a collezioni di grandissimi musei contemporanei come il MoMA, come altri grandi musei, sottolineando come in questi grandi musei ci siano opere sempre uguali, mentre in questo caso si sta trattando proprio di vere chicche, se vogliamo, che corrispondono un po' anche alla personalità di chi aveva messo insieme un fondo, diciamo la raccolta che qua è più rappresentata, cioè la Maria Giarnuschi Ghiringhielli. Però io non mi voglio diffondere troppo su quello, soprattutto volevo che fosse una grande festa, mi piacerebbe che questa giornata da oggi in poi fosse una grande festa in cui il museo di Villa Croce funziona da attrattore per tutti quelli che vogliono
godersi sia l'arte contemporanea. Ricordo che ci sono delle opere di Raelic recentissimi, sono del 2020, e che si discostano parecchio dalle sue opere degli anni 60, questo secondo me è molto interessante, e sia anche per godere di opere molto più storiche, si parte dagli anni 30, da metà degli anni 30. La disamina di tutta la mostra la lascio invece ai due grandi curatori che abbiamo il piacere di ospitare, che sono Flaminio Gualdoni e Cesare Biasini Selvaggi, a cui lascio la parola. Primo Flaminio, come volete? Sì, ci piace cominciare con Flaminio Gualdoni, ma non per questioni anagrafiche, ma perché non è questione anagrafica. Abbiamo l'onore davvero di avere Flaminio Gualdoni con noi. Vi ricordo, approfitto per ricordare, Flaminio, che i curatori hanno voluto che il catalogo uscisse un pochettino dopo, perché una cosa importante di questa mostra, un aspetto importante di questa mostra, che quindi va vista, sono le opere nel contesto, nello spazio di Villa Croce. Nello spazio, uno spazio impegnativo, suggestivo, anche un po', come dire, sfidante, no? Che mette alla prova gli artisti, ma è importante anche documentare questo momento storico. Quindi lascio la parola a Flaminio Gualdoni, grazie. Io devo dire che una cosa per la quale ci tenevo molto a esserci oggi è che io ho una voce un po' di merda, si sa, ma no, è la mia voce che devo tenerlo più vicino. Però abbiamo anche un cane che ascolto con passione, devo dire. Vedi, si è seduto per ascoltare. Perché non era una giornata bella così, ma quasi, il giorno che inaugurò la donazione Cernuschi-Grighelli a Villa Croce, quando, credo, non solo noi che venivamo dalla campagna, ma anche i genovesi vedevano seriamente Villa Croce e si rendevano conto del suo potenziale. Questo va meglio? Sì. Ah, c'è il trucco. Allora, il fatto che quella fosse una inaugurazione di un posto nuovo con una collezione così straordinaria, messa insieme da una persona assolutamente straordinaria, come era Maria Ghiringhelli, alla quale mi legava tra l'altro una lunga frequentazione, così vado avanti a insistere sull'anagrafico, perché in qualche modo prelude a questo, preannuncia a questo, si collega a questo, perché questa è di fatto una riapertura di Villa Croce, non solo perché abbiamo avuto tutti un'epidemia, poi noi spero che l'abbia scansata, ma il grosso ha avuto un'epidemia, ma anche di fatto indica una volontà nuova, cioè non è solo perché per un certo periodo siamo stati chiusi, ma anche perché probabilmente si era sfilacciato nel frattempo il senso di che cosa sia un'istituzione, di che cosa voglia e soprattutto di che cosa possa essere un'istituzione per una città. Questa mostra credo che lo documenti assolutamente in modo preciso che cosa possa essere, senza ricorrere, e questo è un elogio particolare che vi faccio, anche se non è che condivida tutta la vostra programmazione, ma si sa, questo è normale, il fatto che non si ricorre ai soliti 12 nomi importanti, esatto, ma si ricorre a delle opere importanti, a prescindere dai loro autori, secondo me è parecchio indicativo. Magari il Palazzo Ducale ogni tanto il nome scappa dentro e sappiamo com'è, ma lì ci sono anche altre responsabilità, immagino. Questo, anche il fatto che questo sia un posto dove si può osare cose che in un'altra sede più ufficiale non si oserebbero, secondo me, è un elemento non trascurabile. Il fatto che Thomas Raelic sia un personaggio assolutamente perfetto per questo è detto dal fatto che lui ha vissuto in questa maniera, sempre in bilico tra l'ufficialità estrema e il fatto di non essere in realtà mai un artista ufficiale, sia perché ha cambiato nazionalità in tempi assolutamente non sospetti, anzi ha indicato a tutti che un buon modo, se la situazione non ti piaceva, era togliersi
di mezzo, per cui ha lasciato la Cecoslovacchia. Appena sono arrivati i russi, lui se n'è andato, che mi sembrava un gesto igienico, perché andando se ne ha scelto l'Olanda, che era, non era la patria di dove si facevano i soldi, dove succedevano le grandi cose del mercato, era la patria dove succedevano delle cose assolutamente straordinarie, dove probabilmente si è vissuta la stagione espositiva migliore a livello internazionale negli anni 60-70, che è quella di Eddie de Wilde, che è stato un direttore al quale io mi sono vanamente ispirato, anche perché comunque ad Amsterdam avevano più soldi che dalle nostre parti, ma che ha fatto delle mostre assolutamente memorabili. Una delle ultime mostre memorabili che curò Eddie de Wilde fu, insieme a Distel per carità, ma comunque la volle de Wilde, fu la mostra fondamentale, lo dico in inglese e non in olandese perché fa così evito di far figura, ce lo dico direttamente in italiano, la mostra pittura fondamentale che è nel 75, quindi accade in un momento in cui ormai Thomas di fatto è diventato un pittore olandese, lo è diventato perché non perché abbia rinunciato alla propria tradizione, anzi ha avuto questa mostra è la prima volta che viene esposta, tra l'altro in modo così chiaro, anche la sua formazione scultorea e di artista concretista. Lui era uno dei soci fondatori di questo club concretisto che fondò direttamente a Praga e che ebbe un'importanza capitale. Sono tutte cose che capiamo adesso che hanno avuto un'importanza capitale, allora non se li filava rigorosamente nessuno, non sicuramente il potere, nuovo potere ufficiale russo che aveva sostituito questi fermenti locali, ma c'erano altri artisti assolutamente straordinari che ancora aspettano, ma arrivano anche loro, perché il mercato, intendo il mercato e tutto ciò che genera il mercato, sta arrivando adesso a scoprire questi territori. Per esempio, un altro artista assolutamente strepitoso che ha pure vissuto e lavorato a Praga ed è di grande livello è Stanislav Kolibal. Io mi occupai di una sua mostra un sacco di anni fa, quando ancora per andare a trovarlo a Praga dovevi fare qualche documento falso anche. Ho fatto la mostra, io poi la mia medaglietta me la sono messa, io sono come quelli che segnano le tacche sulla canna della pistola. Ma Kolibal è un artista assolutamente straordinario, prima o poi ce ne accorgeremo tutti. Dopodiché io potrò dire, l'avevo già detto, ma qualcun altro comunque dirà con chapeau perché sono artisti importanti. Ecco, con Stanislav devo dire, con Thomas è andato un po' così. Thomas ha goduto di grande rispetto presso una cerchia molto piccola di persone, perché la pittura fondamentale si diceva che fosse difficile, perché non faceva le figure, perché non si capiva bene cosa diavolo volessero, perché metteva in mezzo alle proprie vocazioni anche l'aspetto concettuale della pittura. E questa è stata una delle cose che secondo me hanno più separato i suoi destini, i destini di queste esperienze, da quelli del gusto, perché non dimentichiamoci che come insegnava un signore, piano piano questa se ne è scesa e ora scende, tanto c'è il vento, quindi non sono vicino a nessuno. Un signore che si chiamava Émile Zola disse ai tempi in cui si occupava di un artista giovane che si chiamava Edouard Manet, che poi alla fine la giri come vuoi, la gente guarda i soggetti dei quadri e finché la gente non smetterà di guardare i soggetti dei quadri non andremo da nessuna parte. Ci abbiamo messo un po' più di un secolo, ma ce l'abbiamo fatta finalmente a capire anche noi il messaggio, e quindi che si sia cominciato seriamente a ragionare di aspetti concettuali della pittura è stato in quegli anni con quegli artisti, Thomas tra questi, che hanno tirato fuori quella cosa che si conviene più o meno di chiamare pittura fondamentale, cioè pittura riportata
ai suoi elementi primi. Gli elementi primi della pittura sono il segno, sono l'apparato grafico e sono i colori. Ora, curiosamente, Thomas parte, ed è tipico di quegli anni, parte da un atteggiamento che apparentemente rifiuta la cromia, perché fa la prima mostra importante che fa, la fa nel 74, la fa con opere, diciamo, a fondamento bianco, griglie sulla base del bianco, poi quando amplia il suo spettro di attenzione lo fa attraverso il nero, quindi usando il nero e il grigio, che è già una variante importante, perché ci accorgiamo, se guardiamo i quadri, qui ne abbiamo di strepitosi, c'è un nero che io trovo meraviglioso, il nero di Relix non è il nero di coloro che facevano i compitini di pittura concreta, è un nero di chi pensa il nero come colore. Cioè, Thomas all'interno di questa compagine dei pittori fondamentali, contrariamente ad altri pur nobili, per esempio penso a Rayman, ha il vantaggio di essere compiutamente europeo, nel senso di sentire sempre la misura dell'identità storica del dipingere, che la pittura analitica vuole semplicemente semplificare, depurare da tutti i suoi orpelli, ma per tenerla viva e vitale, non per fare un'altra cosa. In questo senso il New, che è enunciato dal titolo, che ovviamente è un titolo che ha un valore di marketing molto forte, ma potrebbe suonare in qualche modo fuorviante, non è fare nuovamente le stesse cose, ma fare cose nuove. La citazione, non fare diversamente le stesse cose, ma fare cose nuove, è una frase fondamentale che ha scritto Piero Manzoni, che è l'autore al quale io credo con ogni evidenza, chi ha un minimo di dimestichezza con la pittura, fa riferimento, perché Reilich è tutto inserito nel modo di pensare di Manzoni. Come altro può essere la pittura se non l'idea della pittura col soggetto? Può essere la pittura, e la pittura è fondamentalmente luce e colore. Naturalmente non ci arriva in un passaggio, ci arriva in diversi passaggi, non ve li faccio tutti perché non è proprio il caso, ma quando lui, arrivato grosso modo alla fine del decennio 70, ricomincia a mettere in circolazione dentro la sua pittura il colore, ci si rende conto che è ciò che secondo lui fa veramente l'idea del pittorico. L'idea del pittorico è il colore, anzi, per dirla alla fiorentina, è la pittura di luce. Cioè, se guardiamo certi quadri di Reilich di quegli anni lì, soprattutto quelli dove ci sono i rosa e i gialli, ti viene più facilmente in mente Domenico Veneziano, che è un pittore contemporaneo. E questo è giusto, perché anche Domenico Veneziano pensava al rosa e non pensava alle Madonne, agli angioletti, ha fatto delle annunciazioni strepitose, per carità, ma non era quello il suo scopo. Il suo scopo era trovare quei rosa, trovare quei gialli, trovare quei verdi anche, nel caso di Domenico Veneziano. Ecco, questo per dire come ci siano anche dietro questa pittura prettamente ostica e respingente, ci siano in realtà delle sostanze culturali profonde che un pittore come Reilich ha messo in gioco e che alcuni, non tutti, alcuni hanno voluto vedere. C'è una componente di gusto anche in questo. A un certo punto, metà anni 70, secondi anni 70, tutti erano lì che facevano dei monocromi, per cui lui era diventato uno di quelli che facevano i monocromi. Non si leggevano le differenze, perché c'è sempre un momento in cui nei movimenti tendi a scegliere di privilegiare gli elementi di omologazione, gli elementi di differenza. La differenza di Reilich si perdeva, si sfumava, ma c'era una cosa importante, che è quella che poi questa mostra definitivamente ci ha dichiarato. Non è la prima. A proposito di medagliette, questo lo devo dire, ho fatto la prima mostra antologica di Thomas nel 1993,
Quindi è da un po' che ci lavoro intorno a questo argomento, perché mi sembrava già evidente da allora che la sua posizione fosse anomala, e non era la sua, non era un atteggiamento, il suo non era un atteggiamento strumentale rispetto al come fare il quadro, non era neanche importante il senso del fare il quadro, l'essenziale era continuare a ragionare, a esplorare il colore. Esplorazione che ha fatto sì, sto per concludere, quindi tranquilli, ho quasi finito, è venuto fuori l'atteggiamento, secondo me, sorprendente del suo lavoro, che faccio anche un discorso un po' bieco di mercato. È chiaro che al momento in cui tu vieni riconosciuto come un grande maestro, tutti ti chiedono i quadri del 74, del 75, del 76. Cosa ti vieta di andare avanti a farli? Assolutamente niente, se sei un imbecille. E ne vediamo le quantità di imbecilli. Cioè, Reimann, quando va in studio la mattina, va con i suoi quadrucci bianchi, c'è sempre qualcuno che li compra delle cifre che trovo imbarazzanti, ma questa è un'altra storia. Thomas, quando va in studio, guarda ancora la tela e le dice che cosa vuoi, le chiede che cosa vuoi diventare. Azzarda operazioni pittoriche che rispetto alla gestione della sua immagine sarebbero contraddittorie, sarebbero negative. Normalmente il discorso che mi sento fare di più è: all'inizio era un pittore forte, adesso fa queste cose un po' rococò. E tu ti dici, se definiamo bene rococò, perché non ho capito. Cioè, di fatto, il fatto che lui continui a non voler editare il proprio lavoro, ma continui a volerlo fare, è la garanzia fondamentale del fatto che lui è un grande artista. Per due ragioni. Primo, perché non sta inseguendo quel tipo di fama che può dare la cosiddetta società, di tutto il resto, quelle cose che si dicono in questi casi. Cioè, non gliene frega granché di avere più soldi o di avere più medagliette nella sua stanza dei trofei. A lui importa che continui a uscire la pittura, cioè che lui tutte le volte si ritrovi in questo posto meraviglioso che siamo andati una volta insieme, ancora abbastanza di recente, vicino in un piccolissimo borgo che sta vicino a Garda, perché comunque questi colori escono dalle nostre luci, non dalle luci che ci sono in Olanda, devo dire. In questo posto vicino a Garda, dove lui vive e per lo più lavora, ancora quando si mette davanti al quadro ha l'ansia di tirar fuori, di distillare un colore. Distillare un colore è come un diapason, è un suono puro che determina tutto il resto. Ancora, ogni volta, di fronte a ogni quadro, Thomas prova questa sensazione, prova questa emozione, ed è quello che lo rende vivo. Altrimenti sarebbe un vecchio impiegato della pittura, starebbe nei manuali di storia dell'arte, starebbe nei listini prezzi delle case d'asta, ma per esempio, per dire una cosa piccola, io non me ne occuperei. Grazie. Grazie, grazie mille. Va benissimo, ci hai fatto una lezione, anche un bel, come dire, full immersion in tutto quello che effettivamente le mostre come questa vogliono fare, dare grandi stimoli anche ai giovani, no? Noi lavoriamo nel nostro programma, l'attenzione al target, diciamo, giovani è fondamentale. Approfitto per ricordare anche i giovani che hanno lavorato a questa mostra, prima di passare la parola a Cesare Biasini, quindi un giovane gallerista, Antonio Borghese di ABC Arte, con il suo staff a cui dobbiamo questa mostra. Come sponsor io devo ringraziare sempre chi ci accompagna ormai da quando appunto abbiamo iniziato questo piano di rilancio, Boero Colori, una ditta genovese importantissima che ha appena cambiato proprietà, ma Genova è nel cuore e rimane qui. Boero Colore, diciamo che è lo sponsor tecnico di questa mostra, e non poteva esserci, dopo tutto quello che hai detto, uno sponsor più adatto.
e quindi lo ringraziamo, so che ci accompagnerà anche nelle prossime, nella, questa stagione che di cui vi ho accennato, e ovviamente tutti i collaboratori che lavorano a questa mostra e a questo museo, per cui Paolo Scacchetti di Villa Croce, Sara Orlando, Gabriele San Lazzaro, tutti i ragazzi e gli amici che aiutano come sempre a costruire una mostra, oltre a tutto lo staff della Direzione Beni Culturali, da Piera Castagnacci a tutto il team. Passo adesso la parola a Cesare Biasini Selvaggi, col quale in questi mesi abbiamo avuto dei dialoghi a distanza incessanti, continuativi, quindi ci siamo passati questi mesi dove la gente pensa che i musei siano chiusi e gli storici dell'arte non abbiano niente da fare, e invece noi si studia, si lavora, si programma, si riprogramma. Grazie Cesare, ti do la parola con grande piacere. Grazie a voi, perché è stato un vero piacere lavorare in condizioni molto complesse. Però questa mostra che inauguriamo oggi in zona gialla dimostra che comunque quando si vogliono fare le cose si possono fare, e tra l'altro questa mostra è l'esito di una collaborazione che è un ponte tra Roma, Genova, Praga, e devo dire che tutti hanno collaborato, compreso Martin Dostal, che è un critico che segue molto da vicino l'opportunità di vivere a Praga e quindi di avere un contatto diretto con l'artista. Quindi devo dire che è un ponte che ha dato esiti molto importanti, e ci auguriamo sia Martin Dostan che ovviamente il principale protagonista di questa mostra, Thomas Reilich, di averli per la presentazione del libro catalogo che avverrà tra un mese e mezzo. Abbiamo voluto sfalsare questi due momenti proprio per avere un'ulteriore occasione e per poter incontrare il maestro, e ci auguriamo un pubblico sempre più ampio, visto che speriamo che le vaccinazioni in corso possano produrre effetti, quindi condividere questi momenti con sempre maggiore tranquillità. Ricordiamo, Cesare, che il maestro è stato presente e ha allestito personalmente, quindi non è oggi all'opening, ma ha lavorato dietro le quinte con Antonio Borghese, con lo staff di Villa Croce, e ha scelto esattamente la posizione di ogni opera, ogni accostamento. Assolutamente, diciamo che se vi siete già cominciati a fare un'idea del lavoro di Thomas Reilich, che Flaminio Gualdoni ha tratteggiato in maniera così compiuta, vi sarete resi conto che comunque nella sua attività nulla è lasciato al caso. È un artista molto pignolo, è un artista molto determinato, è un artista intellettualmente onestissimo, è un artista che ha una cura costante di tutto quello che fa. Veramente ogni opera è fondamentale, non soltanto nel senso della pittura fondamentale, e quindi ha seguito questo tuo progetto. Infatti volevo parlare proprio del concept del progetto, ecco, innanzitutto dal titolo. Flaminio Gualdoni ha fatto molto bene a spiegare il titolo. Make it new sintetizza da un lato la capacità, la voglia di rischiare costantemente di Thomas Reilich, perché come vedete la sua è una ricerca continua. Ogni nuova opera è un rischio che si assume rispetto per esempio ad altri artisti che, trovato un linguaggio codificato, accettato e storicizzato, possono sempre rimangono su quella traccia. Ma Making New è anche uno sguardo rivolto agli artisti più giovani, perché questa mostra, e questo secondo me è il senso anche di un progetto museale, vuole essere un laboratorio, vuole essere un cantiere che vuole dimostrare le straordinarie capacità e quello straordinario luogo che si chiama pittura, che ancora tanto può offrire alla ricerca artistica contemporanea, a partire da quella dei più giovani. Come sappiamo, sulla pittura si sono detti nel corso dei decenni tante cose, ci fu pure chi sostenne che poteva essere morta. Questa mostra rivela invece come sia un linguaggio magmatico, pulsante, e un territorio straordinario di ricerca per tutti. Quindi Make It New è anche una finestra costantemente aperta al futuro. E sul progetto di questa mostra, in realtà è una mostra a tre, a mio modo di vedere, perché c'è ovviamente Thomas Reilich, che è protagonista non solo perché qui viene raccolta una selezione antologica della sua produzione artistica dagli anni 60, con le sculture che in Italia non erano state sostanzialmente mai viste, fino ai giorni nostri. Poi c'è una selezione della collezione d'arte, di arte astratta di Villa Croce, ma poi c'è una terza persona con cui secondo me c'è un ulteriore dialogo, perché abbiamo detto una mostra che si innesta su un dialogo, è una mostra in cui l'artista Reilich ha scelto gli artisti con cui dialogare
e le opere con cui dialogare della collezione, ma aleggia, è stata citata la figura di Maria Cernuschi-Gringhelli, e per me questo è un aspetto ugualmente importante. Dovete sapere infatti che di tutte le opere non di Reilich selezionate per questa mostra, la maggior parte vengono dalla collezione di Villa Croce, ovviamente, e nella quasi totalità dalla raccolta di Maria Cernuschi-Gringhelli. Quindi lei non è una protagonista comunque di questo percorso, e io ho individuato diverse assonanze con Thomas Reilich, perché questa qui è una mostra profondamente contestualizzata col suo territorio, cioè non è che abbiamo voluto portare delle opere di un artista e utilizzare il museo come un banale contenitore, come a volte in altri contesti, in altre città si può fare. Questa è una mostra contestualizzata col museo, contestualizzata con la storia del museo e le sue collezioni, contestualizzata soprattutto con Genova, e quindi per quanto questa è una mostra che noi abbiamo pensato con un respiro internazionale per accogliere tutti i turisti che da qui fino a fine agosto ci auguriamo che giungano numerosi a Genova, sia dall'Italia, perché gli italiani devono riscoprire secondo me l'Italia, e anche dall'estero ovviamente. E Maria Cernuschi-Gringhelli è contestualizzata perché tra Maria Cernuschi-Gringhelli e Reilich io ho trovato diverse assonanze. La prima è che le opere di Thomas Reilich sono prevalentemente della sua collezione, quindi si sono trasferite dalla sua casa studio di Praga. Questo è un dettaglio non marginale, perché sappiamo che gli artisti tendono a custodire, a mantenere delle opere a cui sono particolarmente legati, che ritengono siano significative del proprio percorso. Così come quindi c'è stata una sorta di trasferimento dalla sua casa abitazione, che nel suo caso è anche il luogo di creazione di queste opere, qui a Genova, naturalmente temporaneamente. Così come nell'89 la collezione, anzi la raccolta di Maria Cernuschi-Gringhelli si è trasferita, in questo caso permanentemente, dalla sua casa di Milano, ma anche da quella di Arma di Taggia, qui a Genova. Quindi sono due collezioni che vengono da due luoghi, si sono trasferite dove nei luoghi di provenienza sono stati testimoni di aneddoti, di incontri, di momenti di storia dell'arte. E poi entrambi hanno un interessante approccio inventivo al mondo dell'arte, un approccio rituale, un approccio, come posso dire, non convenzionale. E Maria Cernuschi-Gringhelli definiva la sua infatti una raccolta, perché lei comprava a suo gusto, e quindi si è rivolta anche ad artisti che quando li ha acquistati non erano per niente conosciuti, quindi non amava il mainstream, come oggi si usa dire, ma cercava le opere che comunque le parlassero, che trovava interessanti dal suo modo di vedere. Quindi era una raccolta atecnica da questo punto di vista. Anche Thomas Reilich, nella scelta degli artisti con cui dialogare, ha fatto veramente una scelta, come posso dire, totalmente personale, non una scelta da manuale. E mi ha molto sorpreso anche che abbia scelto degli artisti che anche solo in Italia sono nomi poco conosciuti, giustamente, al grande pubblico, anzi con questa mostra mi auguro che si possano, ecco, possano essere ulteriormente valorizzati. Penso alla figura di Orberto. Orberto è un artista che a Genova dice molto, è conosciuto a Genova, ma a livello nazionale è poco conosciuto. Bene, lui l'ha conosciuto dai libri, dai cataloghi, e ha voluto Orberto. Quindi questa è una scelta chiaramente non per legarsi a un grande nome, ma una scelta intellettualmente onesta di chi è interessato alla ricerca di un altro artista e i suoi quadri in sé per sé, per il loro valore. Oppure penso alla figura di Antonio Scaccabarozzi, stesso tipo di scelta. E quindi questa mostra non è una linea della storia dell'arte astratta, completa, da manuale, come ce ne sono tanti, ci sono state tante mostre che l'hanno ricostruita dalla A alla Z, ma forse noi non abbiamo bisogno di questo tipo di ricostruzione oggi, abbiamo bisogno di una lettura dell'arte astratta diversa, non accademica come questa. Qui non troverete tutti gli artisti dalla A alla Z, ma troverete una selezione di artisti e soprattutto di opere con persino delle ridondanze che sono volute, cioè di alcuni artisti troverete più opere perché l'artista ha ritenuto necessario, così come lo fece Maria Cernuschi-Gringhelli nella sua collezione, di avere più di un elemento per poter documentare un certo tipo di sensibilità. Ecco, questo io credo che possa essere il migliore contributo a ricostruire la storia dell'arte astratta a partire da quella italiana, che è una storia, come diceva Luciano Caramel, che ne sapeva molto da questo punto di vista, ancora in gran parte da scrivere. Volevo solo in coda, ecco, segnalare due aspetti. Il primo, alcune iniziative che riguardano questo progetto di mostra, perché per noi la mostra è un momento vivo, vivente, non è una volta allestita, non finisce. C'è il libro catalogo
Borgo, che grazie all'impegno di Antonio Borghese sarà pubblicato da Silvana Editoriale e che presenteremo tra un mese e mezzo. Avremo l'opportunità, spero, di avere anche l'artista con noi e Martin Dostal. Ma noi inoltre abbiamo deciso di avviare su internet, sul digitale, prendendo di buono quello che ci ha insegnato questo periodo pandemico, per realizzare degli incontri innanzitutto con i protagonisti dell'arte astratta ancora viventi. Ce ne sono, non sono molti in questa mostra, ma loro li vogliamo intervistare e mettere, quindi condividere con tutti queste interviste, per invece gli artisti che non sono più tra noi, intervistare i curatori dei rispettivi archivi e fondazioni. Le interviste cominceranno con Francesco Tedeschi, perché lui ha fondato il Centro Italiano di Ricerca sull'Arte Astratta, e quindi cominceremo con lui per fare intanto il punto su questo. Quindi spero di poter consegnare a Villa Croce, ma a tutta la comunità, dei documenti importanti che possano contribuire a scrivere questa grande storia dell'arte astratta italiana. Poi ci tenevo a dire anche due piccoli, come in fondo questa mostra sia una mostra internazionale, ma che parla intimamente di Genova. Allora, cominciando a contattare gli archivi, la collezione di Villa Croce è conosciuta, è ben nota, la raccolta di Maria Cianuschi Ghiringhelli è ugualmente molto ben nota e molto conosciuta, però emergono proprio dall'incontro e dal confronto con i colleghi sempre elementi nuovi. Vi faccio un esempio, qui c'è uno Scheggi straordinario. Ecco, questo Scheggi, parlando proprio con l'archivio, con Ilaria Bignotti, e questo lo documenteremo nel catalogo, è emerso tutto il carteggio che riguarda Scheggi e figure genovesi fondamentali, penso a quella di Eugenio Battisti, penso alla figura di Germano Celant, penso alla grande vicenda della ricerca sperimentale del Teatro del Falcone. Così come il Fontana che vedete qui in mostra ci racconta la grande tradizione delle gallerie genovesi, in questo caso la Galleria del Deposito di Genova Boccadasse, una galleria che negli anni 60 prende il nome dal fatto che fosse un deposito di carbone, riuscì ad attirare l'interesse di figure come Gillo Dorfles, del giovane Germano Celant e di artisti appunto come Fontana, come Soto e come Vasarely. Quindi devo dire che anche dalle singole opere, da questo ponte internazionale innescato da Thomas Reilich, si aggiunge veramente nelle pieghe di una storia, quella genovese, che forse a voi che siete addetti ai lavori è ben nota, ma sicuramente merita di essere ancora più conosciuta, non solo da parte della cittadinanza, ma da tutti quanti. Un'ultima cosa, proprio per sottolineare questa continua, costante e centralità della ricerca contemporanea a Genova dagli anni 60 ad oggi, sono contento di annunciare che invece con Ferrovie dello Stato ci sarà uno speciale a giugno nell'ambito della Freccia, la rivista che tutti conoscono perché accompagna i viaggiatori, perché tracceremo proprio i luoghi della ricerca contemporanea a Genova oggi. Questo è un altro progetto che questa mostra ha innescato grazie a Thomas Reilich, grazie a tutta l'amministrazione comunale, a tutta la squadra del settore cultura e grazie a voi naturalmente che avete partecipato oggi. Volevo aggiungere solo una piccola cosa, proprio per sottolineare questa anche centralità di Genova in questa mostra, che proprio questo museo che vedete è stato inaugurato il 2 di febbraio del 1985 proprio con la collezione Ghiringhelli, e quindi questo ci riporta ancora una volta a tutto il percorso e a tutta l'importanza che questo museo, peraltro uno dei più antichi musei di arte contemporanea di tutta Italia, ha per il panorama non solo italiano. Allora, io ringrazio tutti, ricordo che abbiamo un sito dedicato www.thomasreilichgenova2021.org e poi il sito Musei di Genova, dove trovate le informazioni su Villa Croce, su tutti i musei e ovviamente anche i vari eventi che organizzeremo. Grazie a tutti ancora e buona mostra!